Quell'altro verrà un po' dopo, ma non fa niente. Ok. Buongiorno a tutti, sono Luigi Delle Cave, un assegnista di ricerca del Dipartimento di Sociologia. Mi occupo di network analysis sociali e mercato del lavoro. Oggi vorrei riprendere con voi alcuni dei concetti che sicuramente il professor Corbisiero vi ha spiegato nei giorni precedenti, fissarli meglio e soprattutto lavorare dopo aver visto uno studio di caso su una serie di matrici selezionate attraverso cui esercitarci nell'elaborazione degli indici che vi mostrerò oggi. Avete visto come il concetto di network è un concetto diffusissimo. I network sono ovunque. Una rete metropolitana nota ai più, la rete metropolitana di Londra, un network di scambi tra paesi, scambi commerciali. Nello sport, la rete dei passaggi in un incontro Inghilterra-Portogallo. Senza richiamare ovviamente i social network di oggi, Facebook su tutti. Gli argomenti della giornata. Vedremo alcuni concetti principali, rivedremo l'organizzazione dei dati nell'elaborazione matriciale, analizzeremo uno studio di caso che riprenderà tutti i concetti che abbiamo visto, dalla parte metodologica alla costruzione degli strumenti fino all'elaborazione dei dati rilevati sul campo. Quegli stessi dati poi vi verranno trasferiti e ci eserciteremo nell'elaborazione degli indici statistici. Dunque, nodi. Possono essere composti le nostre unità di analisi all'interno del network da persone, abbiamo visto organizzazione, paesi, parole, pagine internet. Che cosa è un grafo? Molto brevemente. È la rappresentazione grafica costruita da un insieme di punti N, detti nodi o vertici o punti appunto, e da un insieme di linee. Questa definizione generica è alla base della teoria dei grafi della social network analysis e ci dà una restituzione e concettuale e grafica appunto di quelli che sono i network. Ancora un altro concetto, quello di incidenza. Che cos'è l'incidenza? All'interno di un network, come in quello che vi ho mostrato all'interno della slide, composto da 4 punti e 5 linee. Il numero di linee collegate ad un vertice costituisce la sua incidenza. Nell'esempio, il punto A, a destra, ha un'incidenza pari a 3, perché le linee che incidono su quel punto sono il legame che collega AB a D a C, per un valore pari a 3. Ok. C'è un attimo su questo. Tasto destro. Proprietà. Sì. Questa. Sì, 1100. Ok. Ancora un po' più basso. Sì, ok. Okay. Avete ancora visto i grafi? Possono essere orientati o non orientati. Che cosa è un grafo non orientato? È un network costituito da linee non orientate da cui derivano una serie di matrici di dati cosiddetti simmetrici, in cui il legame che unisce A a B è reciprocato, cioè in una rilevazione di un dato, nel momento in cui chiedo ad A di indicare se è connesso a B, in un grafo non orientato avrò per certo che anche B ha indicato A. E quindi in questo caso il grafo viene definito non orientato. Contrariamente, come potete ben vedere dall'immagine, il grafo orientato ha invece delle indicazioni. In questo caso c'è un errore grafico,
perché nella slide in effetti dovreste considerare che la linea ad esempio che unisce questo nodo a quest'altro abbia solo una freccia sul legame. In questo caso è un grafo orientato perché, come vedete, indica una bidirezionalità del legame che unisce B a C a G e G a B. In questo caso però considerate un legame che abbia una sola direzione. In questo caso il grafo orientato, e nell'esempio precedente, è solo A ad avere indicato B come ad esempio amico o compagno di avventure. Passiamo a dei concetti ancora... Sì. Concetti ancora molto operativi. La definizione di sentiero, percorso e lunghezza. Il sentiero è una sequenza di linee in un grafo. Il percorso, invece, è dato dal sentiero che collega due o più nodi all'interno di un grafo, purché i nodi e le linee presenti nel sentiero siano prese in considerazione una sola volta. Invece la lunghezza del percorso è data dal numero di linee che lo costituiscono, cioè il numero di passi che A per arrivare ad E deve percorrere. Ok? Quindi il sentiero è tutto il percorso, diciamo, che viene tracciato. Viene definito percorso nel momento in cui si traccia un'unica volta quel sentiero, in modo che la linea sia presa in considerazione una sola volta, i punti che vengono collegati da quella linea siano unici, e la lunghezza del percorso è dato dal numero di passi, quindi dal numero di legami che connettono il punto I al punto K all'interno di un network. Il diametro, invece, è dato dalla lunghezza massima che connette due punti all'interno di un network. Vediamo un esempio. La distanza che separa i punti N1 e N2 è uguale a 1. C'è solo un legame che passa per connettere N1 a N2. Così, ad esempio, per connettere il punto N1 e N4 abbiamo una distanza pari a 2. N1, N4. Possiamo passare così, 2. Oppure così, in questo modo. E abbiamo una distanza pari a 2. Il diametro, invece, è dato dalla distanza più lunga dei punti della rete. In questo caso è dato dal percorso che unisce N1 a N5, che si compone di 3 passi. Quindi N1, N5... I passi da percorrere sono 3. 1, 2, 3. Questo è il diametro della rete vista all'interno di questo grafo. Che cos'è invece la distanza geodetica? È la lunghezza del percorso più breve che unisce due nodi all'interno di una rete. Questo è importante come diciamo concetto base, perché alcuni indici di centralità che dopo vedremo si basano sulla presenza dei percorsi più brevi all'interno di un network. Cioè, la centralità di un soggetto all'interno della rete può anche essere misurata in funzione del fatto che si trova in percorsi vicino a percorsi più brevi all'interno della rete, e quindi può facilmente raggiungere in maniera molto più rapida rispetto ad altri maggiori punti all'interno di un network. In questo caso la distanza geodetica tra N1 e N4 è uguale a 2. Devo cioè individuare il percorso più breve che mi consente di connettere N1 a N4.
Quindi tutte le volte che faremo riferimento alla distanza geodetica, facciamo riferimento al percorso più breve che è possibile individuare in un network per collegare due punti. Avete ieri visto in un'esercitazione le reti egocentrate, vengono individuate partendo da un punto focale, l'avete sperimentate attraverso un questionario su voi stessi e le avete presentate. Perché sono importanti? Per due passaggi chiave. Il primo è quello di definire le proprietà attraverso cui un network egocentrato viene misurato. Innanzitutto la dimensione, cioè il numero totale di persone coinvolte. Tecnicamente definisce l'ampiezza di un network egocentrato, cioè quante più persone sono coinvolte, sono collegate ad ego, tanto più ampio è il network di riferimento. Abbiamo invece la composizione, la forma e la tipologia. Ad esempio, una rete può essere incapsulata in una parentela o una rete eteroflessa, cioè una S in più, proiettata prevalentemente all'esterno. In questo caso possiamo, cioè attraverso una caratterizzazione dei nodi degli alter che fanno parte della rete egocentrata, capire quanto il soggetto sia appunto incapsulato, come nell'esempio, in una rete parentale, cioè quindi avere una rete egocentrata che prevalentemente si sviluppa all'interno della famiglia, o a seconda della composizione degli alter della sua rete, trovare invece un ego che si apre all'esterno e quindi una rete eteroflessa, cioè che guarda anche a legami di natura diversa, oltre a quello parentale come descritto nell'esempio. E la durata. Possiamo misurare su un network egocentrato, così come anche su network socio-centrati, la durata delle relazioni, cioè possiamo chiedere ad un soggetto non solo di indicare i nodi con cui ha legami, ma di dare di quantificare la durata del legame attribuendo un valore, ad esempio, pari a 1 per legami poco frequenti, 2 con una frequenza media, 3 con una frequenza alta. Questo dato, raccolto all'interno di una matrice, come poi vedremo, può essere un attributo, cioè un elemento, un dato standard, tra virgolette, quindi non relazionale, che va a caratterizzare la nostra rete, il nostro network. Ad esempio, come poi vedremo, inspessendo la dimensione del legame all'interno della rete a seconda della durata. Per cui graficamente potrei avere una rete egocentrata, misurandone la durata dei legami, e trovare delle linee più spesse in rapporto alla durata del legame tra ego e alter. Questo poi lo vedremo praticamente. E l'intensità e la forza dei legami. Allo stesso modo, così come abbiamo misurato la durata, possiamo misurare anche l'intensità, dando un valore 1, 2, 3, 4, a seconda dell'intensità del legame. E anche in questo modo riuscire a caratterizzare il network, graficamente attraverso l'ispessimento, il colore, dei legami a seconda dell'intensità, della forza. Avete visto, ad esempio, richiamando alla letteratura, quanto Granovetter abbia dato invece peso all'importanza dei legami deboli nella ricerca di un lavoro. Ecco, quel tipo di concetto, trasportato in termini tecnici, può tradursi in attributo, quindi dare una forza numerica, quantitativa, al legame, che ci consentirà poi di poterlo rappresentare anche graficamente. La seconda dimensione importante è ragionare anche sull'ego network rispetto al sistema di influenza delle reti in cui ego è incapsulato e collocato rispetto al comportamento che adotta e al comportamento individuale. Quindi emerge in maniera forte il concetto di interazione sociale all'interno dei meccanismi esplicativi dei comportamenti individuali. Vale a dire, caratterizzare la rete
egocentrata in un determinato modo potrebbe avere delle spiegazioni sul comportamento che ego assume. E quindi, non so, nell'esempio precedente, una rete incapsulata in legami prevalentemente parentali potrebbero indurre il comportamento di ego rispetto, non so, al valore della famiglia, in maniera tradizionale, a seconda se la rete di cui si compone l'ego network trasmetta o meno determinati valori. E capire quindi come la rete di riferimento dell'individuo nell'ego network che avete visto ieri si pone nei confronti di determinati appunto comportamenti. Questo, diciamo, è in linea generale l'obiettivo attraverso cui che persegue il calcolo e la rilevazione delle reti egocentrate, cioè formulare un modello in cui il comportamento del singolo individuo risulti funzione sia del suo stato individuale. Quando parliamo di stato individuale, ci riferiamo anche alla valenza che gli attributi che andremo a vedere e quindi quelle variabili standard della ricerca sociale, quali possono essere lo status occupazionale, il titolo di studio, il sesso, l'età, possono avere rispetto agli alter all'interno dell'ego network e come la rete di alter di cui si compone l'ego network agisce su ego. E quindi diciamo in una relazione biunivoca attraverso cui ego interagisce con degli alter. Questo può determinare alcune considerazioni nello spiegare i comportamenti di ego, ma allo stesso modo i comportamenti di alter possono essere influenzati dallo status di ego. Su questo avete già visto le matrici di incidenza, le riprendiamo in maniera molto breve. Allora, la matrice di incidenza si caratterizza per avere due dimensioni principali ed è generalmente configurata così. Sulle righe troviamo i casi, quindi tutti ego e alter di una rete. E in colonna abbiamo le affiliazioni, gli eventi a cui un soggetto, un ego o un alter, possono essere in cui possono essere coinvolte. I casi, infatti, sono gli attori che costituiscono le unità d'analisi. Le affiliazioni sono attività, organizzazioni, eventi attraverso quali gli individui possono essere coinvolti. Quindi, ieri, non so, avete visto una rete egocentrata rispetto ad esempio all'appartenenza, correggetemi se sbaglio, ad un'associazione. Ecco, in quel caso possiamo immaginare che i casi 1, 2 e 3, mettendo insieme le vostre reti egocentrate, siano i nostri casi di una matrice di incidenza. L'appartenenza all'associazione A, B o C siano gli eventi. Quindi questa è una matrice che dal punto di vista della tecnica della social network analysis viene individuata come two mode, cioè ha due modalità di ingresso. Una prima rappresentata dai casi. Ho fatto l'esempio su di voi e quindi la nostra unità di analisi sono individui e nel caso degli eventi sono associazioni. Ma potremmo avere come casi anche tutti quei soggetti che abbiamo visto in apertura, no? I passaggi all'interno di una partita di calcio, le organizzazioni, le nazioni, le associazioni stesse. La matrice di adiacenza invece è una matrice one mode. Sebbene sia raffigurata, come vedete nella parte bassa della slide, attraverso una matrice a doppia entrata, la differenza rispetto alla precedente è che abbiamo casi per casi o affiliazioni per affiliazioni. Quindi nella matrice caso per caso sia le righe che le colonne rappresentano i casi. Ogni cella mostra se particolari coppie di individui sono o no collegate dal fatto di avere in comune una stessa affiliazione. Dopo vedremo un esempio.
per capire che tipo di informazione ricaviamo dall'incrocio del caso per caso. Allo stesso modo, la matrice di affiliazione per affiliazione, le righe e le colonne rappresentano le affiliazioni. Ad esempio, nel vostro caso, che avete visto ieri, avremmo potuto mettere sia in righe che in colonna le vostre associazioni, le associazioni di appartenenza. L'incrocio, e quindi il contenuto della cella, avrebbe dato il numero di persone che sono condivise, ad esempio, dall'associazione 1 e dall'associazione 2. Avrei avuto una cella con un numero, ad esempio 3, che mi indica che il legame tra l'associazione 1 e l'associazione 2 è dato dalla presenza in comune di 3 soggetti, di 3 individui, di 3 nodi. Alcuni esempi. Matrice di incidenza. Abbiamo consiglieri per società. Il valore 1 indica la presenza, il valore 0 l'assenza dei consiglieri nelle società considerate. Quindi vuol dire che il consigliere 1 è presente nella società A, B, C, D e non c'è. Il consigliere 2 è presente invece nella società 1, nella società A, B, C, E. Nella matrice di adiacenza, invece, quella in cui one mode, abbiamo detto, quindi sia le righe che le colonne sono date da uno stesso unità d'analisi, che cosa abbiamo? Abbiamo il numero di società che hanno in comune diversi consiglieri. Vale a dire, abbiamo messo in riga e in colonna i consiglieri, quindi A, B, C, D, E. A, B, C, D, E rappresentano i consiglieri. Il 2, che in questo caso è dato dall'incrocio di A, B, vuol dire che il consigliere A e B hanno in comune l'appartenenza a 2 società. Questo lo potete vedere anche in maniera più chiara dal network riportato. Nell'esempio di cui vi ho detto, A e B sono 2 consiglieri, il valore 2 sta ad indicare il fatto che hanno in comune 2 società. Sono ad esempio membri del CDA di 2 società. Quindi il legame AB ha valore 2. Legame che unisce D a C ha valore 2. Anche in questo caso il consigliere D e il consigliere C hanno in comune l'appartenenza a 2 consigli di amministrazione di 2 società. L'altro esempio, matrice di adiacenza, in cui abbiamo, invece che i consiglieri, abbiamo le società. In questo caso, appunto, 1, 2, 3, 4, in riga e in colonna, indicano come unità di analisi, i nostri nodi della rete, sono le società. Il valore, ad esempio, che vedete sul legame da 1 a 2, è uguale a 3, vuol dire che la società 1 e la società 2 hanno in comune 3 consiglieri dei membri del consiglio di amministrazione. E così anche per gli altri. Infatti, lì a destra della slide, i nodi indicano le società nella descrizione del grafo, il legame e i consiglieri in comune. Tutto chiaro fino a questo punto? Volete riprendere qualche concetto? Questi sicuramente sono aspetti che avete visto. Volevo fissarli in modo da poter andare poi sull'aspetto tecnico. Allora, passiamo adesso invece alle statistiche descrittive di un network. Nel momento in cui abbiamo messo appunto il quadro teorico, abbiamo visto la metodologia e sulla base di questo costruito lo strumento di rilevazione, avremo una griglia a seconda del network che abbiamo rilevato sul campo che va analizzata e interpretata. Generalmente la parte più quantitativa dell'analisi di rete viene anche affiancata a strumenti di analisi di carattere qualitativo, come ad esempio le interviste. Questo perché? Perché da un lato abbiamo, diciamo, la parte un po' più strutturalista che ci restituisce delle statistiche
caratteristiche che adesso vedremo sul network che abbiamo fotografato, che abbiamo rilevato sul campo. D'altra parte però abbiamo bisogno che le dinamiche che ci sono all'interno del network siano raccontate magari anche dagli stessi attori. E quindi a quegli indici statistici che adesso vedremo dovranno corrispondere anche dei processi sociali che avvengono all'interno del network. Per cui generalmente, questo lo vedremo nel caso di studio che vi proporrò dopo, ad una rilevazione di carattere quantitativo si affianca in genere anche una rilevazione di carattere qualitativo per spiegare appunto le dinamiche, per far vivere le reti anche nel tempo. Ritorniamo alle misure. Vedremo due gruppi di misure oggi, le misure di coesione e le misure di centralità. Riguardo alle misure di coesione, partiamo da quella più semplice, la densità di un network, di un grafo. È data dal numero di relazioni osservate nella rete, che abbiamo rilevato, in proporzione al numero complessivo delle relazioni possibili. La formula è quella che vedete in basso. D è la densità, è uguale al rapporto tra i legami fratto G per G meno 1, cioè del rapporto tra il prodotto tra i nodi tranne ego. G meno 1 è l'ego che viene sottratto all'interno della formula. Fratto 2. Il prodotto di G per G meno 1 si divide per 2 perché nelle reti non orientate, per evitare di conteggiare due volte possibili relazioni. Quindi la variazione che viene fuori da questa formula, ovviamente vi restituisce in maniera automatica il programma, oscilla tra 0 e 1, dove 0 è la densità minima inesistente, quindi dove tutti i legami sono sconnessi, tutti i nodi sono sconnessi. La variazione pari a 1, invece, è una densità massima, che come vedremo dopo, in reti massimamente coese, dove la variazione è pari a 1, vengono definite click. Questa è la densità. Un'altra misura di coesione che viene generalmente utilizzata è la distanza all'interno di un grafo, la distanza tra i nodi. Che cosa indica e che cosa ci consente di calcolare? La media, vedete, delle distanze geodetiche. Quanto più bassa è la media delle distanze geodetiche, tanto più sarà connesso il network. Perché se abbiamo valori bassi di distanze geodetiche, vuol dire che tutti i nodi possono percorrere percorsi molto brevi per raggiungere tutti gli altri nodi della rete. E quindi abbiamo di conseguenza una struttura di un network molto densa. Poi abbiamo un indice di coesione basato sulla distanza che il programma ci restituisce, quindi è una misura di frammentazione basata sulla distanza. Questi due indici, gli ultimi due, sono inversamente proporzionali, cioè quanto più alto è quanto più bassa è la distanza, tanto più alto sarà il grado di frammentazione. Sono direttamente proporzionali, cioè quanto più basso il grado la distanza tra i nodi, tanto più basso sarà l'indice di frammentazione, perché vuol dire che il network è molto coeso, le distanze geodetiche sono più basse e quindi avremo un network ad alta densità. Infine abbiamo la misura, la connettività, che si può calcolare in due modi. Abbiamo una connettività basata sul numero di legami da rimuovere per disconnettere il network, oppure il numero di nodi da rimuovere affinché il network perda densità, sia sconnesso. Sono entrambi indici molto simili. Nel primo caso lavoriamo sui legami, nel secondo caso lavoriamo sui nodi. In maniera molto concreta vuol dire che posso io individuare all'interno di un network quei legami o quei nodi senza i quali il network perde compattezza, perde densità, per cui eliminando certi nodi e certi legami posso disconnettere diverse parti del network.
Guardiamo invece le misure di centralità. Quali informazioni ci forniscono? Ci dà la preminenza di un attore all'interno di un determinato contesto sociale, di una rete relazionale, che può tradursi di volta in volta in una posizione di particolare visibilità sociale, di prestigio, di potere. Ragioniamo cioè sulla centralità, sulla popolarità, sul prestigio, sul potere che un nodo all'interno di un network può avere. Abbiamo due tipi di centralità in generale. La centralità locale che guarda all'interno di un network alla porzione di rete con cui, in cui Ego è inserito. E quindi la centralità di Ego, del nodo, è vista in relazione al suo ambito circoscritto all'interno della rete e quindi alla porzione di rete a cui Ego è legato. La, la centralità globale, che è quella che utilizzeremo più frequentemente, è invece calcolata sul network nella sua globalità, nella sua ampiezza complessiva. I principali indici di centralità su cui lavoreremo sono il degree che avete visto, closeness e betweenness. Vado in maniera più veloce su quello, sull'indice di degree. È un indice di centralità che è misurato rispetto ai gradi di un nodo. Basta conteggiare sostanzialmente il numero di legami, di nodi a cui Ego è connesso per avere l'indice di centralità di Ego. E quindi è calcolato infatti come una somma del numero di nodi adiacenti al nodo considerato. Come vedremo, il programma, avete già visto, restituisce nel caso di re di grafi non orientati, restituisce due indici di degree, l'indegree e l'outdegree. L'indegree è il numero di indicazioni che Ego ha ricevuto e quindi è, come dire, un indice della popolarità di Ego all'interno del network. L'outdegree è il numero invece di indicazioni che Ego ha fornito rispetto agli altri. Nel caso invece di reti orientate, non orientate, quindi reciprocate, in cui il legame, ritornando ad A e B, è reciproco e quindi non dovremo ritrovare la freccetta sul legame, quantomeno ne dovremo trovare due, come nel caso precedente, in questo caso avremo un unico indice di centralità, un unico degree, perché non abbiamo bisogno di distinguere tra i legami indicati da Ego e quelli ricevuti. Questo è un esempio che volevo vedere con voi. Avete già sicuramente visto il programma. È una rete a cui il programma è stato interrogato sull'indice di centralità, sul degree centrality, e sono stati individuati tre nodi con livelli di centralità alto, 2 e 3, che nella tabella hanno valore 6, 6 e 6. Quindi noi avremo nelle ultime versioni di UCINET, a seconda non distingue tra grafo orientato e non orientato. Il programma restituisce generalmente sempre l'indegree e l'outdegree e anche il degree generale, a seconda di quello che noi andremo a chiedere. E questa era infatti la matrice su cui sono stati calcolati gli indici di degree, e che appunto, come abbiamo detto, è data dalla somma dei nodi con cui l'ego considerato di volta in volta è legato. In questo caso I con 1 ha un valore pari a 4, per A con V1, W1, W2, 3, 4. E qui ritroviamo invece quelli che erano i nostri soggetti più popolari all'interno del caso specifico. La closeness centrality è un indice di centralità misurato in termini di vicinanza di un nodo a tutti gli altri nodi della rete.
come calcolato concettualmente è dato dalla somma delle distanze di un nodo da tutti gli altri nodi. Questo è un indice interessante perché e che non necessariamente coincide con il degree. Cioè un nodo che ha un elevato indice di degree, di centralità, non necessariamente ha un elevato indice di closeness. Vale a dire che potrebbe essere centrale un nodo che è più vicino a tutti gli altri, ovvero alla possibilità di raggiungere con percorsi più brevi tutti gli altri nodi della rete. E questo gli dà una caratteristica strutturale importante, perché ad esempio potrebbe essere un nodo che in determinati contesti riesce a manipolare delle risorse oppure a raggiungere appunto più velocemente gli altri nodi della rete. Vediamo anche qui un esempio specifico. Anche questa rete ha individuato nel nodo W5 un valore pari a 19. Tutti gli altri nodi hanno valori più alti, vale a dire impiegano, hanno distanze più ampie per raggiungere tutti gli altri nodi della rete. Il nodo qui, W5, ha valore pari a 17 e quindi vuol dire quello che è in grado di muoversi più rapidamente all'interno della rete e raggiungere tutti gli altri. E questo gli può dare, dal punto di vista strutturale, una capacità, come dire, un potere, un prestigio maggiore. Questa è la stessa tabella di cui prima avevo ritagliato solo la colonna e con tutte le somme relative a tutti i nodi presi in considerazione. Invece l'ultimo indice è la bitwinness centrality, indica la frequenza con cui ogni singolo nodo si trova sul percorso più breve, di nuovo il percorso geodetico di cui vi ho parlato, che collega un'altra coppia di nodi. Misura cioè quanto una persona è intermediaria tra due o altre persone all'interno di un network. Quali figure identifichiamo nel momento in cui associamo ad un nodo, ad un ego, all'interno della rete un alto indice di bitwinness? Abbiamo figure come il brokering, il gatekeeping, possibilità di controllare le risorse, possibilità di connettere due porzioni di rete separate. Ad esempio, nel caso visto in precedenza, qui abbiamo calcolato l'indice di closeness, però in quel caso, non so se corrisponde, però potrebbe quello stesso nodo lì avere anche un alto indice di bitwinness, perché come vedete, senza quel nodo, due porzioni della rete sarebbero completamente sconnesse. Per cui, dal punto di vista strutturale, quel nodo assume una centralità molto rilevante, perché potrebbe essere appunto un broker, un gatekeeping, potrebbe consentire di gestire e controllare il passaggio delle informazioni dal gruppo A al gruppo B, perché tutto quello che c'è qui, in termini di risorse, di informazioni, un flusso di informazioni per arrivare qui, deve passare per questo nodo e quindi potrebbe avere una valenza strutturale molto rilevante. Ah, infatti, ecco, sono tornato indietro, ma c'era la stessa immagine di prima. Quello stesso nodo a cui abbiamo dato un indice di closeness alto ha anche un indice di bitwinness elevato, perché, come dicevamo, potrebbe controllare, gestire e influenzare ad esempio lo scambio di informazioni o il passaggio di alcune risorse, o è un punto senza il quale, un cut point, senza il quale due porzioni di rete sarebbero completamente disconnesse. E quindi il valore che viene attribuito a quel nodo è 30, alto rispetto in genere a tutti gli altri nodi all'interno della rete. V7, sì, che ha un valore pari a 28, ed è qui. Ed infatti anche lui è un punto, è un, come dire,
un apice, un punto di connessione di quel gruppo di soggetti, perché è l'unico punto nella parte destra del grafo che si connette a V5. Per questo troviamo anche per quel nodo un valore alto, non il più alto, ma credo sia il secondo in graduatoria, perché è l'unico nodo che può connettere tutti gli altri nodi di quella porzione di rete al nodo W5 a cui abbiamo dato l'indice più alto di betweenness. Allora, vediamo quest'ultimo elemento statistico, le click. Che cosa sono? Sono dei sottografi massimamente coesi, cioè in cui la densità del grafo è massima. Tutti i nodi del sottografo sono connessi tra di loro. Ed infatti ha due proprietà principali. La densità, come dicevamo, è massima, è pari a 1, perché tutti i nodi di un reticolo composto da almeno 3 nodi sono connessi tra di loro. E la distanza minima tra i nodi è pari a 1, come potete immaginare, perché in un grafo in cui tutti sono connessi tra di loro, il percorso più breve attraverso cui A può raggiungere D è pari a 1. Anche A e D in un grafo massimamente connesso sono collegati. Questo è un esempio di click. All'interno di questa rete, il nodo 6, 4, 3 e 5 rappresentano una click, in quanto tutti i nodi all'interno del network di questa porzione di rete, di sottogruppo, sono connessi tra di loro. Quindi questa porzione rossa ha densità pari a 1 e le distanze che separano tutti i nodi di rete è pari ad 1, perché tutti sono connessi tra di loro. Quindi non c'è un percorso più lungo che ad esempio 6 deve percorrere per giungere a 3. C'è un effetto in quanto tutti i nodi di una click sono connessi tra di loro. Questo. Volevo farvi vedere adesso un esempio di lettura del dato statistico della click. Possiamo utilizzare uno dei file che vi avrei dato in mattinata e su cui poi sarete chiamati a lavorare rispetto a tutti gli indici che abbiamo visto. In modo che vi spiego dal punto di vista tecnico che cosa ci restituisce il programma quando andiamo, nel caso specifico della click, a evidenziare, a cercare all'interno di un network ampio il numero di click presenti. Avete già visto il modo di avete già utilizzato UCINET, è un ambiente abbastanza friendly, come generalmente si dice, perché nelle sue funzioni richiama molto anche il pacchetto Office, per cui abbiamo una barra dei menu in cui abbiamo dei menu a tendina relativi alla dimensione file, data, transform, tools, network, visualize, option, Delp. Quindi sono più o meno dei menu generalmente noti. Noi utilizzeremo in particolare il menu data, che ci serve, come avete visto, per importare il file. Analizzeremo
il dato importato attraverso il menu network, in cui abbiamo cohesion e individuiamo le misure di coesione, avete già visto la densità, overall, sull'intera struttura di rete, e poi lavoreremo con le misure di centralità. Abbiamo visto il degree, che avete già calcolato, la closeness e la betweenness. Ok? Quello che volevo farvi vedere, rispetto all'ultimo concetto di click, è presente sempre all'interno del network nella dimensione subgroups, che raggruppa tutta una serie di funzioni, tra cui quella che abbiamo visto prima, che è la click. Prima di procedere, sì, anche le, glielo spiego. E, non so se questo, il programma inizialmente può darci, dà la possibilità di salvare in una cartella predefinita tutti i file che elaboriamo. Lui in default li salva nella cartella in cui li andiamo a prendere. Però nel caso in cui vogliate cambiare questo percorso, nel menu a tendina file c'è Change Default Folder. In questo caso, cliccandoci su, possiamo evidenziare la cartella che a noi interessa, crearne un'altra di nuova, salvarla ad esempio sul desktop, impostarla per default e in automatico lui ci andrà a salvare tutti gli output che produrremo nella cartella che gli abbiamo indicato. Questo a monte di tutto. Il professore indicava l'eigen vector, che è un altro indice di centralità. In questo caso il concetto dell'indice eigen vector, che è questo, ha un assunto di base, viene calcolato prendendo in considerazione la distanza geodetica tra i nodi, quindi vengono presi in considerazione tutti i percorsi più brevi che uniscono diversi punti all'interno della rete. La centralità di un attore è dato dal fatto che lui si colloca all'interno di un numero più ampio di percorsi più brevi. Cioè, il fatto di essere vicino ad attori centrali dà di riflesso anche all'ego che consideriamo una sorta di centralità. Cioè, avere, ad esempio, una rete sociale composta da professionisti, avvocati, medici, consente di riflesso all'ego di avere una posizione sociale che gli deriva dall'appartenenza ad una classe, ad una certa classe sociale. E quindi il concetto di base di quest'indice è quello che la centralità è misurata rispetto al posizionamento di ego in una determinata, un determinato cluster del network, in un determinato gruppo. All'interno di questo gruppo ci sono persone, che nodi, che hanno un alto indice di centralità, e quindi il fatto di poter essere vicino, adiacente ad un cluster prestigioso, tra virgolette, dà di riflesso centralità anche al nodo. È chiaro? Ok. Volevo farvi vedere la click. Ho preparato una serie di matrici che corrispondono ai dati dello studio di caso che guarderemo tra un po'. Ne prendiamo una per esempio del calcolo della click. È sul desktop.
Allora, data, dobbiamo importare la matrice. Generalmente questo è il passaggio che viene fatto in prevalenza, cioè si lavorano i dati su Excel e si importano nel programma. Ovviamente UCINET ci dà anche la possibilità di lavorare già in un ambiente matriciale all'interno del programma, cioè ci dà la possibilità di aprire una tabella e di compilare la nostra matrice all'interno già del programma, doverla necessariamente importare. Questa poi è, come dire, è un'opzione, non ha nessun vincolo rispetto all'esito poi dell'elaborazione. Si può fare in un modo o nell'altro. In questo caso avevo già pronte delle matrici in Excel, per cui dal data, import Excel, importiamo la matrice. Avete visto individuare la cartella in cui è salvato. In questo caso io non ho selezionato a monte una cartella in particolare. Mi andrà a salvare tutti gli output direttamente nella cartella in cui ho salvato i miei file Excel. Quindi tutti i file che UCINET produrrà mi verranno salvati in quella cartella. Quindi la recupero dal desktop. E prendo questa matrice. Vi dico un attimo brevemente di che matrice si tratta. Eccola qui. Questa è l'output importato dal foglio Excel. Lui in automatico me lo salva. Posso chiuderla senza salvare. Avrò già in automatico il file di cui ho bisogno per l'elaborazione delle click salvato in quella cartella. Il file che ho aperto è il prodotto di una ricerca sul terzo settore a Napoli nell'ambito delle politiche sociali. Dopo ve la presenterò in maggiore dettaglio. E quindi nella matrice abbiamo in colonna e riga delle organizzazioni del terzo settore, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali e il legame tra di loro. In questo caso il legame misurato e rilevato è di natura informale. Dopo vi spiegherò perché nell'ambito della ricerca è stata fatta una distinzione a monte tra legame informale e legame informale. Quindi avremo in questo caso delle click che vengono fuori da un'ampia rete composta da 33 ego, quindi una rete sociocentrata, e i legami tra i diversi nodi rappresentano dei contatti di natura informale tra le organizzazioni. Vi faccio, prima di calcolare le click, vedere graficamente la rete. Entriamo nell'ambiente NetDraw, è molto simile a UCINET. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di importare, una volta caricate le matrici da Excel, trasformato il file Excel nel formato UCINET, andiamo in ambiente NetDraw e carichiamo la rete che vogliamo rappresentare. In questo caso, di default, mi ha aperto la cartella in cui era salvata e apriamo il network. Questo è il network su cui verranno calcolate le click. Un passaggio ulteriore. In questo caso è un network orientato. Vedete? Avete ad esempio questi due nodi. Questi due nodi e il legame unisce questo nodo, questo ha un solo vertice alla fine del legame. Prima di calcolare le click, procediamo con la simmetrizzazione, cioè rendiamo il network non orientato
orientato lo trasformiamo in un network non orientato, in cui nel momento in cui faccio questa operazione, ritornando in ambiente UCINET, adesso lo vediamo, avrei una rete in cui il legame di quei due nodi avrà un doppio vertice. Cioè, quindi, questo nodo qui e questo nodo qui saranno uniti da una linea che avrà un doppio vertice. Questo perché ho bisogno di simmetrizzare il legame e di rendere reciproco il legame tra all'interno del network. È una scelta che ovviamente spetta a chi vuole informazioni dalla rete, ovvero se io ho bisogno, in una rete così ampia magari meno, però di sapere chi ha indicato chi, se A ha indicato B e B ha indicato A, quindi ho bisogno di sapere l'orientamento del legame perché mi dà un'informazione aggiuntiva, io continuerò a lavorare con una rete orientata. Nel caso in cui non mi interessa capire perché, ad esempio, in una rete parentale, sapere che c'è un legame tra padre e figlio ed averlo orientato non ha senso perché quel legame esistente in una famiglia è reciprocato. E quindi in questo caso io andrò a simmetrizzare la matrice. Vuol dire che il programma mi prende la griglia, la matrice Excel, la importa e opera un automatico un'elaborazione per cui quel legame che parte da A verso B sarà corrisposto anche da B verso A. In termini concreti mi aggiungerà un valore 1 anche al legame che va da B verso A. In questo caso invece nella matrice che abbiamo importato il legame di B verso A ha valore 0, non è stato indicato, lui invece me lo indicherà in maniera automatica. Nel calcolo delle click ho bisogno di avere dei grafi non orientati, cioè quindi un legame bidirezionale, reciprocato, simmetrico, perché ovviamente la click l'abbiamo definita come un sottografo massimamente coeso, in cui tutti i nodi della rete sono connessi tra di loro. Quindi questo era la rete, ve la volevo mostrare per farvi capire su che tipo di network andiamo a lavorare. Andiamo invece a fare la procedura di simmetrizzazione di cui vi ho parlato. Quindi abbiamo visto che quel grafo, che quel network, non è simmetrico. Io ho bisogno di simmetrizzarlo. Che cosa faccio? Vado nel menu Transform, nella funzione Symmetrize, importo il file, e in automatico lui mi ha collegato il nodo B anche al nodo A. Okay. A questo punto posso calcolare le click. Allora, mi soffermo un attimo sulla prima schermata. In genere qualunque operazione di indici, di misurazione statistica sui network, la schermata principale della funzione è la stessa, vi richiede di importare il file e poi ci sarà l'elaborazione. In questo caso c'è questo campo minimum size, apporta il valore 3. Io sto dicendo al programma di individuarmi nella rete che abbiamo visto tutte le click che hanno un valore minimo pari a 3. Potrei aumentarlo, è una scelta che spetta a chi poi analizza il dato. Potrei dare, ad esempio, come valore 5 e in quel caso lui mi individuerà nel network che abbiamo visto tutte le click composte almeno da 5 nodi, cioè quindi in cui 5 nodi sono tutti connessi tra di loro. Questo però è, come dire, un'esplorazione anche del network che posso fare e rispetto a quanto al mio, diciamo, bisogno interrogativo di ricerca, oppure anche esplorandola di volta in volta a secondo di quello che mi viene fuori da una prima interrogazione. Ad esempio, in questo caso, lasciando minimum size uguale a 3, otterrò un errore, che purtroppo il programma
Eccola qua. Dunque, ha trovato, credo, 114 click, cioè in quella rete che abbiamo visto, con un'ampiezza minima di 3 nodi, sono state individuate 114 click. CS sta per cooperativa sociale, A per associazione, questo lo vedremo dopo. Nella click 5 vedete IP è impresa sociale, F fondazione e dovrebbe esserci da qualche parte consorzio con un'altra sigla. CS è cooperativa sociale. Comunque, dopo li guardiamo meglio nella leggenda dello studio di caso. Quindi, io in questo caso ho individuato 114 click. Come faccio a leggere questo dato in maniera più approfondita? Il programma mi dà alcune chiavi di lettura. Allora, una prima è... tralasciamo tutti gli altri, le altre click che sono lì sul muro, diciamo, e non vediamo. Ci soffermiamo ad un esempio. Click 10. In questo caso lui mi dice che la cooperativa sociale 18 è presente interamente in una click, nella click 1, nella click 2, nella click 3, 4. Ha una vicinanza anche... in termini relazionali anche a tutti gli altri nodi che sono presenti nella click 5. Se fosse stato il valore 1 è l'appartenenza completa alla click, il valore 6 è il livello di prossimità ad una click, quindi non è all'interno di quella click ma è legata ad attori che sono presenti nella click 5. Così anche ad esempio il valore 0.8 della cooperativa sociale 26 ci dice che questa cooperativa sociale è sicuramente presente nella click numero 4 così come nella click numero 7 e ha un livello di prossimità agli attori che sono presenti ad esempio che compongono la click numero 7. Ok? Questa diciamo è una lettura, non è ancora il dato essenziale della lettura delle click, che su questi numeri in questo caso se fossi stato io a dover continuare l'interrogazione avrei aumentato il minimum size, cioè su una composizione così ampia di 114 click vuol dire innanzitutto che è una rete molto connessa tra di loro perché c'è un'appartenenza di molti nodi come vedremo a molte click e la vicinanza di altre a quelle stesse click, però il livello dettaglio informativo che traggo da questa analisi delle click non è molto elevato. Potrei quindi scegliere di aumentare il minimum size, quindi capire, ad esempio, se c'è un cluster, un gruppo di organizzazioni nel network molto forte, anche se ampio e allargo il numero di componenti della click. Supponiamo di aver dato 8 come minimum size, avrei trovato tutte le click composte da almeno 8 persone e magari avrei assottigliato ancora di più il gruppo e individuato le organizzazioni molto molto frequenti all'interno e presenti all'interno del grafico. Invece quest'altra matrice è interessante perché incrocia gli attori con gli attori, cioè quindi tutte le organizzazioni con tutte le organizzazioni. Che cosa ci dice? Leggendo la diagonale e quindi F1 con F1, ego con ego, è il valore, è il numero di click in cui la fondazione 1 è presente. Quindi fondazione 1 con fondazione 1 ho un valore 5, è quella che in una matrice generalmente ha valore 0, perché è il legame con ego con se stesso. In questo caso l'informazione che ho è, lungo la diagonale, sapere il numero di click in cui ciascun soggetto è presente. Quindi la diagonale mi sintetizza in questo caso l'informazione. Ad esempio, se non sbaglio nella lettura della diagonale, il numero 28 mi indica che la cooperativa sociale 11
e quindi è presente in 28 click, ok? Sulla diagonale. Nelle altre caselle invece che informazione ho? Prendiamo l'esempio della Fondazione 1. La Fondazione 1 e la Cooperativa Sociale 2, quindi questa coppia di nodi è presente insieme in due click. La ritrovo in due click. Ho ad esempio valore 18. Vuol dire che la cooperativa è la stessa? Sì. No. Vuol dire che la Cooperativa Sociale CS11 con A16, questo valore, vuol dire che questa coppia di organizzazioni è presente in 15 click. Cioè sono organizzazioni che spesso lavorano insieme o comunque hanno contatti e che ritroviamo in gruppi molto molto coesi. Chiaro la lettura di questa matrice? Questa invece è una rappresentazione. Stiamo vedendo diverse letture di uno stesso dato che il programma ci consente di sintetizzare in maniera diversa. Quindi abbiamo visto il numero di click in cui ciascun attore è presente, abbiamo ragionato per coppie. In questo caso abbiamo una lettura gerarchica del dato. Allora, i livelli sono il numero di click. Quindi a livello, credo, 25, se non sbaglio, dovrebbe essere. Quindi a livello più alto, ritroviamo la coppia di attori composta da questi due soggetti. Cioè, quindi, la coppia di organizzazioni che è presente nel maggior numero di click è data da questi due attori, cioè CS11 credo e A16. Quindi la Cooperativa Sociale 11 e l'Associazione 16 rappresentano una coppia di organizzazioni che è presente nel più alto numero di click. Scendendo, la gerarchia si amplia, coinvolge di volta in volta un numero di attori maggiori, fino a comprendere a livello più basso tutti i soggetti della rete. A livello ad esempio 20 troviamo, oltre all'associazione 16, alla Cooperativa Sociale 11, troviamo anche la Cooperativa Sociale 18. Cioè, quindi la Cooperativa Sociale 11, l'associazione 16 e la Cooperativa Sociale numero 18 condividono 20 click. E così a seguire. Come vedete, la gerarchia si amplia. Vi faccio vedere, perché il programma ci restituisce, un dendogramma che dà una rappresentazione grafica di questa gerarchia. Ed è questo. Il livello informativo di questo dendogramma è lo stesso della gerarchia. Infatti parte, da qui si vede in maniera più chiara, da il livello più alto, 25, che abbiamo detto rappresenta il numero di click, e troviamo la cooperativa associazione 17. 11 e 16 erano il numero, il posizionamento all'interno della griglia, della matrice. Il codice è CS20 e CS17. Sono la coppia di attori che condividono il maggior numero di click. Continuando, a questa coppia di attori si aggiunge CS26, la cooperativa sociale 26, ad un livello più basso. Quindi ad esempio sarà, non so, 24, 23. Cioè quindi la cooperativa sociale 26, la cooperativa sociale 20 e l'associazione 17 condividono 20 click. E così crescendo, fino ad arrivare a un livello più basso in cui tutta la rete viene omologata all'interno di un unico cluster. È 20, sì. Quell'altra. La... 20. No, quella che c'è sopra. Questa? No, no, 11, non quella sopra. CS11 è 5. Sopra, no. Sì. Esattamente. Quella cosa significa che tra la CS11 e la CS20 non ci sono. No,
che questa coppia di attori, CS11 e CS64, entra in gioco ad un livello di click, quindi entra, appartiene al numero di click inferiore, e che, come dire, apre un altro ramo del dendogramma, in cui in questo io trovo comunque tutte quelle organizzazioni che a diversi livelli, quindi a diversi numeri di click, comunque viaggiano insieme. Ad un certo punto però, ad esempio alla click a livello 16, quindi click numero 16, inizio a trovare questa coppia di attori che viaggia insieme fino ad incontrare un altro attore ad un livello più basso. Quindi vuol dire che l'attore A, B, viaggiano insieme e condividono 16 click in comune. Alla click numero 13, cioè quindi al gruppo composto da 13 click, subentra anche un attore, ad esempio C, che continua ad andare. E quindi ha aperto un altro ramo, così come un altro ramo è stato aperto. A questo punto, però, come vedete, i due rami si compongono, perché il cluster si è allargato, il gruppo e la condivisione di click è diventata più ampia. Quindi questi due rami che viaggiavano in parallelo si sono incontrati ad un certo punto, cioè a livello 10, per esempio, quindi condividono 10 click tutti questi nodi, che fino a un certo punto non si incontravano, coppie di nodi, che fino a un certo punto non si incontravano. Condividono però ad un certo punto 10 click, perché quanto più scendiamo, e quindi lì lo avevamo visualizzato con delle X, quanto più scendiamo nella gerarchia, tanto più si amplia, fino ad azzerare alla fine le distinzioni tra le coppie di attori. Quella stessa matrice che abbiamo visto prima, e che era data da attori per attori, prima abbiamo visto che la fondazione 1, numero 1, e la fondazione numero 2 era presente in 5 click, e la fondazione 1 con la fondazione 3 condivideva, in questo caso invece in riga e in colonne abbiamo le click. Quindi l'informazione che ricaviamo è: la click 1 condivide 6 coppie di attori, sono presenti. La click 1 e la click 2 invece condividono 5 coppie di attori. È rovesciato. Prima individuavamo quante click erano in comune agli attori, adesso individuiamo quanti attori sono in comune alle click. È lo stesso ragionamento, è la stessa informazione. Ti vedo perplesso. Sì. Prima avevamo in riga e in colonna le organizzazioni, e quindi individuavamo dall'incrocio quante click in comune avevano l'organizzazione A e l'organizzazione B. Adesso i miei casi sono date dalle click, cioè quindi 1, 2, 3, 4 sono le click. Incrociando il dato ottengo quante coppie di attori hanno in comune. È in comune, è la stessa informazione rovesciata. Domande? Okay. E se volete ci fermiamo un attimo, pochi minuti, e riprendiamo con lo studio di caso, in modo che nello studio di caso vedremo in maniera più chiara le matrici su cui lavoreremo, che cosa sono, che cosa hanno studiato, e anche una elaborazione di indici che poi voi provate a riprodurre sul... Allora riprendiamo. In questa seconda parte vi volevo mostrare un caso di studio in cui diciamo gli elementi principali sono almeno due. Innanzitutto mostrarvi tutto, diciamo, il percorso in parte piccola, parte teorico della social network rispetto all'oggetto della ricerca. La costruzione di uno strumento, come un dato quantitativo può dialogare e perché deve dialogare con un dato qualitativo,
della ricerca. I risultati, un'applicazione degli indici che abbiamo visto e perché alcuni indici sono stati presi in considerazione per la lettura dei network, e alcune indicazioni concrete in termini di policy in cui è coinvolto il terzo settore. La ricerca ha come, diciamo, oggetto chiave il welfare territoriale, le reti del terzo settore cittadino. È stata condotta 2 anni fa su Napoli e con alcune parole chiave che identificheremo all'interno della presentazione, che sono appunto quello di terzo settore, il concetto di welfare locale, di governance, social network analysis e filantrocapitalismo. Dunque, questo è stato l'oggetto di studio, che è la rete, in buona sostanza, non molto diversa da quella che vi ho fatto vedere prima. È un po' più leggibile nella sua fase iniziale perché sono stati recuperati gli attributi, cioè delle matrici che consentono di caratterizzare i nodi a seconda di alcune variabili che prendiamo in considerazione. In questo caso sono state uniti 2 aspetti. La forma giuridica delle organizzazioni del terzo settore che compongono la rete e associato il colore del nodo alla forma giuridica. Per cui in blu trovo le cooperative sociali, in nero dovrebbero essere le associazioni, in rosso abbiamo delle fondazioni e il verde evidenziato qui e in questi altri 2 punti della rete troviamo dei consorzi. Questo è l'oggetto di studio della ricerca, cioè le organizzazioni del terzo settore che agiscono nell'ambito dei servizi socio-assistenziali a livello cittadino. Il territorio di riferimento, come vi dicevo, è Napoli. Quindi, il primo elemento, caratterizzazione della rete. In questo caso, noi possiamo produrre tutta una serie di variabili che trasformiamo in attributi: sesso, titolo di studio, professione, forma giuridica, e caratterizzare la rete a seconda degli attributi. Avrei potuto dare, ad esempio, una forma diversa a seconda del tipo di organizzazione. Per cui avrei mantenuto le cooperative sociali come quadratini, trasformato le associazioni, i nodi neri, in cerchi, e utilizzato altre forme geometriche per catturare determinate organizzazioni all'interno del network. Ora, che cosa andiamo a vedere? Il framework teorico, diciamo molto sommariamente, in cui si è collocata la ricerca, la metodologia utilizzata, le risultanze empiriche e possibili sviluppi, insomma, di policy concreti, e quindi il passaggio della network dal manuale e dalla statistica al territorio. Che cosa serve? A cosa serve? Quali indicazioni ci può dare un'analisi di rete in termini concreti? In questo caso applicato all'integrazione pubblico-privato nell'ambito dei servizi socio-assistenziali. L'imprinting europeo, comunitario e regionale sul concetto di network e di integrazione attraversa un po' tutti i settori, da quello socio-assistenziale di cui parliamo, ma pensate ad esempio a tutto il dibattito che c'è oggi in agenda politica a livello comunitario, nazionale e regionale sull'integrazione dei servizi per il lavoro tra pubblico e privato, cioè la costruzione di una rete di servizi per il lavoro che mettano insieme i centri per l'impiego e tutta la platea di soggetti che sono stati abilitati all'intermediazione, università, oltre alle agenzie per il lavoro, fondazioni, consulenti del lavoro, enti bilaterali, sindacati, tutta una platea di soggetti che per rendere più fluido l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro dovrebbero in linea teorica collaborare. Ecco che l'applicazione della network rispetto all'integrazione tra 2 aree, pubblico-privato, nel caso specifico dei servizi socioassistenziali, può produrre delle dinamiche a livello territoriale. Adesso vediamo come si è sviluppato. Dal punto di vista del framework teorico, la ricerca aveva una collocazione precisa.
il processo di riarticolazione del sistema di protezione sociale. La legge 328 ha sancito tre concetti chiave: l'integrazione, appunto, la localizzazione delle politiche sul territorio, il processo di sussidiarizzazione in senso verticale, e quindi regioni, province e comuni si aiutano, ma sul territorio sancisce in maniera specifica l'integrazione, la collaborazione, la sussidiarietà tra organizzazioni del terzo settore e attori pubblici. E il concetto di governance, cioè quindi uno stile, una forma di governo che non è più basata su una gerarchia rigida, quindi dall'alto verso il basso, ma apre a una platea di soggetti e il processo di definizione delle politiche, che cosa si fa su un territorio. Lo chiedo anche alle associazioni del terzo settore, pensate all'organizzazione dei piani sociali di zona, ad esempio, e allo stesso tempo li chiama poi, attraverso bandi pubblici, all'erogazione dei servizi. Queste sono, diciamo, un passaggio molto, molto rapido su alcune teorie sul terzo settore. Com'è che nasce e cresce il terzo settore? Alcuni sostengono che nasce dal fallimento dello Stato, altri dal fallimento del mercato, per cui, come dire, è una visione, e in un caso e nell'altro, alquanto residuale del ruolo giocato dalle organizzazioni del terzo settore. Nel nostro caso adotteremo, come dire, una posizione che, attraverso i principi della social network analysis, dà un potere d'azione diretto al terzo settore, visto, come vedremo anche dai risultati della ricerca, come un soggetto che agisce all'interno della rete, crea rete e crea capitale sociale, muove risorse e consente anche di sviluppare una ricaduta collettiva delle azioni che vengono promosse. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo, da un lato, tutti i processi che abbiamo visto di riorganizzazione del sistema delle politiche sociali, molto brevemente appunto quelli richiamati nella 328, da un lato la teoria sulle origini sociali del terzo settore, che sono stati presi in considerazione, e da qui la metodologia. Come studiamo questi processi di integrazione a livello territoriale? La scelta fatta a monte, utilizziamo la social network analysis. Che cosa ci dà? Allora, innanzitutto sono state fatte alcune scelte terminologiche per definire operativamente che cosa sono le organizzazioni del terzo settore. La popolazione di riferimento, quindi dove prendiamo la nostra unità di analisi, a chi guardiamo, e come rileviamo i dati che vogliamo sapere. La definizione operativa di organizzazione del terzo settore. 5 elementi chiave. Devono essere organizzazioni che hanno una costituzione formale, natura giuridica privata, presenza di forme di autogoverno, assenza di distribuzione del profitto, presenza di lavoro volontario. Salomon e Nehner, quei due autori che richiamavo nella teoria delle origini sociali del terzo settore, individuano questi 5 elementi come, diciamo, dei concetti basilari attraverso cui individuare le organizzazioni del terzo settore. Abbiamo mutuato queste categorie e le abbiamo utilizzate per il nostro disegno di ricerca. Vale a dire, noi, quando parliamo di organizzazioni del terzo settore, ci riferiamo ad organizzazioni di questo tipo, che hanno queste caratteristiche. La popolazione di riferimento. Per indagare, nel comune di Napoli, tutte le organizzazioni che erano attive e sono ancora attive nell'ambito dei servizi socioassistenziali, abbiamo preso in considerazione il RECO, che è il Registro Cittadino degli Organismi del Terzo Settore, istituito nel dicembre del 2009. Questo registro è, diciamo, un preludio ad un accreditamento, cioè seleziona le organizzazioni del terzo settore sulla base di alcuni requisiti e le scrive all'interno di questo registro. Per partecipare a bandi e quindi all'erogazione di servizi attraverso finanziamenti pubblici, l'iscrizione al RECO diventa un prerequisito. Dicevo, un preludio a quello che potrebbe essere un sistema di accreditamento, cioè di un sistema attraverso cui l'ente pubblico individua in maniera ancora più strutturata, su criteri ancora più definiti, quelli che sono criteri di carattere economico, di qualità dei servizi offerti,
gli interlocutori con cui va ad interagire sul territorio e a cui vengono poi affidati attraverso bando la gestione dei servizi. Attualmente ancora fermo, come dire, il passo, questo primo passo si lega ancora all'attivazione del RECO, non è stato ancora a livello comunale a Napoli istituito un sistema di accreditamento. Allora, sono stati raccolti in tutto 38 questionari, suddivisi in questo modo: la distribuzione per forma giuridica delle organizzazioni contattate. Abbiamo in prevalenza cooperative sociali di tipo A e di tipo B e in maniera più residuale, diciamo, un'area di associazionismo distribuita tra volontariato, promozione sociale e associazioni riconosciute. Abbiamo due fondazioni, impresa sociale e consorzio. Queste categorie, queste etichette, forme giuridiche, sono quelle che ritrovate nel file che abbiamo visto prima e su cui dopo ci eserciteremo. Allora, vi dicevo prima, è importante far dialogare una parte strutturata, quindi la rilevazione del dato anche a livello quantitativo, e questo è stato fatto attraverso la costruzione di un questionario diviso in 5 sezioni. Nella prima sezione viene rilevato il profilo organizzativo, nella seconda sezione le risorse umane e i servizi offerti, le adesioni ad organizzazioni di secondo e terzo livello, cioè capire se l'azione sul territorio di un'organizzazione del terzo settore o comunque il suo posizionamento strategico all'interno di un network deriva anche dall'affiliazione ad un ente di secondo livello, che generalmente a livello territoriale sono rappresentati dai consorzi, che aggregano risorse, sono molto forti sul territorio, per cui anticipo alcuni risultati. Come vedremo, alcune delle cooperative più radicate sul territorio sono anche associate a dei consorzi molto attivi e molto presenti a livello e comunale ma anche regionale. La quarta sezione è la dimensione economica, adesso vi faccio vedere il questionario, l'ultima è quella dedicata al network. Vi faccio vedere brevemente le sezioni attraverso il questionario. Allora, questa parte... breve presentazione della ricerca. Ecco, vi dicevo, qual è la forma giuridica assunta dall'organizzazione, l'anno di costituzione, dove è ubicata la sede legale, tutta una scheda anagrafica che riguardava l'organizzazione di riferimento, se aveva l'organizzazione dispone di una o più sedi operative, quindi vedere la ramificazione a livello territoriale, cioè quindi una sede centrale con delle sedi operative a livello di municipalità, nel caso di Napoli. L'organizzazione di cui fa parte, come è nata, ad esempio da un'iniziativa autonoma, è stata generata da un'altra organizzazione. Questo processo, su questa domanda, è molto interessante perché il fatto di essere stata generata da un'altra organizzazione dà anche il senso di un avvio di processo di gemmazione, cioè delle organizzazioni si sviluppano e da forma embrionale ad associazione passano a forme giuridiche più complesse, come cooperativa, e nella loro crescita poi filiano anche altre piccole associazioni e costruiscono sul territorio dei reticoli attraverso cui loro diventano dei punti focali in un network, perché hanno posizioni strutturali rilevanti sul territorio, drenano risorse e poi distribuiscono queste risorse anche alle associazioni filiate, per cui creano, come dire, dei meccanismi attraverso cui il terzo settore in generale si avvicina anche alla dimensione di impresa sociale. Saltando tutte le altre parti, volevo farvi vedere nello specifico la dimensione del network. Eccola qui. Prendo un esempio. Questa era, appunto, come vi dicevo, la sezione 5 dedicata al network. Avevamo bisogno di ricostruire il network di relazioni tra queste organizzazioni e rispetto ad una serie di dimensioni. Ad esempio, negli ultimi 5 anni, con quali attori l'organizzazione ha formalizzato con più frequenza un rapporto
di collaborazione formale. Per formale, ve l'ho specificato prima, noi abbiamo inteso dei rapporti che si sono poi strutturati attraverso la sottoscrizione di un ATS, una convenzione, un contratto, un protocollo, cioè un accordo tra due enti che aveva appunto un carattere formale. Prima abbiamo visto la rete dei legami informali, dopo c'è la definizione nella presentazione, però per legami informali intendevamo, come dire, delle collaborazioni tra diverse organizzazioni che passano attraverso, ad esempio, lo scambio di il prestito di una struttura, la condivisione del personale per un corso di formazione, cioè tutta una serie di supporti e sostegni che non necessariamente si traducono in un qualcosa di formale, per vedere quanto appunto la dimensione formale e informale della rete coincidessero o l'una fosse preminente e superiore all'altra. Quindi abbiamo chiesto all'organizzazione A: mi dici rispetto agli enti locali con quale amministrazioni, comuni, province, regioni, hai stipulato un ATS, quindi avrebbe barrato ATS e il numero in riferimento agli ultimi 5 anni, attori principali, cioè con cui collabora più frequentemente. Infatti abbiamo detto almeno 5 volte in 5 anni, cioè una forma di collaborazione formale, quindi sottoscritta, che almeno una volta all'anno, negli ultimi 5 anni. E abbiamo chiesto di indicarci il nome, la tipologia, quindi comune, regione, provincia, la tipologia di accordo, diciamo di rapporto formale sottoscritto ATS, quanti, un ATI, una convenzione, un contratto, un protocollo d'intesa. Oppure di indicarci se col comune di Lecce, ad esempio, collaboriamo ma solo con rapporti informali. Negli ultimi 5 anni non abbiamo stipulato nulla di tutto ciò. E questo l'abbiamo chiesto a ciascuna organizzazione delle 38 intervistate, per gli enti locali, ambito sanità, istruzione, Stato centrale, quindi ministeri, prefetture, tribunali, questure, enti ecclesiastici e dimensione lavoro, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, per prendere per ciascuna organizzazione del terzo settore la dimensione più ampia della sua rete a livello territoriale rispetto a tutti questi attori, diciamo, esterni all'ambito del terzo settore. Poi, nella domanda 39 del questionario, abbiamo invece guardato alla rete interna al terzo settore. Abbiamo detto: tu ci hai indicato gli attori con cui hai collaborato, ci hai detto se avevi rapporti formali attraverso protocolli, ATS, se avevi invece rapporti di natura informale. A questo punto, dall'elenco di organizzazioni che abbiamo preso dal RECO e abbiamo poi arricchito con altre fonti secondarie, abbiamo sottoposto a ciascun intervistato un elenco di organizzazioni con un codice, quindi l'organizzazione A codice 01, 02, 03, in modo che in sede di somministrazione, invece che scrivere il nome dell'organizzazione indicata, avremmo segnato il codice. E quindi abbiamo detto: ci dici con quale organizzazione invece del terzo settore a livello comunale, regionale, hai invece collaborato da questo elenco? E ci siamo fatti dire tutti i legami che avevano con le organizzazioni proposte su questo cartellino, su questo elenco di organizzazioni, segnando codice 01, cooperativa sociale A, abbiamo fatto il servizio, abbiamo messo in piedi un progetto di educativa territoriale, abbiamo sottoscritto 3 protocolli d'intesa negli ultimi 5 anni e abbiamo anche rapporti informali, e così via per tutte le organizzazioni. Questa è la dimensione, diciamo, interna al terzo settore. Quindi la domanda precedente, l'organizzazione, i rapporti con tutti gli altri soggetti. Invece all'interno della rete del terzo settore che cosa succedeva? E l'abbiamo fatto con questa domanda. Poi abbiamo chiesto se c'erano, diciamo, mettendo in discussione l'elenco fatto a tavolino, se c'erano altri enti al di fuori anche di questa lista di soggetti, e poi ci siamo fatti dire il tipo di rapporto che hanno stabilito e, cosa importante, per ciascuno degli enti del terzo settore con cui l'organizzazione ha collaborato, ci può indicare il nome dell'ente e le risorse messe in gioco da ciascun attore.
per capire in effetti se la cooperativa A chiama la cooperativa B per fare un progetto, in questa relazione che cosa transita? Risorse economiche? La chiamo perché è un'associazione, una cooperativa, un'organizzazione politicamente rilevante sul territorio, per cui da un punto di vista strategico mi può servire, come dire, come peso anche in sede di costruzione del progetto e di valutazione. Ha una grande organizzazione, quindi ha strutture, ha personale, per cui posso io, ad esempio, scrivere il progetto, all'interno del progetto inserisco la cooperativa B che ha una sede molto grande in cui io penso di realizzare delle cose e per cui nello scambio c'è diciamo, la risorsa organizzativa, oppure un nodo centrale, un broker, ad esempio, attraverso cui transitano informazioni rilevanti, per cui è, non so, supponiamo un'organizzazione vicina a un contesto politico per cui ha delle informazioni privilegiate che a me interesserebbero sapere e che all'interno di una relazione possono transitare. Queste informazioni, perché ve le ho dette? Perché possono, in sede di elaborazione, adesso non le vedremo, però sono state utilizzate come attributi. Cioè nel momento in cui abbiamo tirato fuori la rete, volevamo capire, oltre alla forma giuridica, come vista in precedenza, dei nodi, e quindi la composizione, l'eterogeneità della rete, capire anche che tipo di risorse transitavano all'interno della rete. È chiaro che su una rete molto grande come quella che abbiamo visto prima, una lettura è anche abbastanza complessa. Ed infatti, come vediamo, da quella rete su cui lavoreremo è stata tirata fuori la cosiddetta, attraverso gli indici, una rete rilevante. Cioè avevamo ricostruito la rete, diciamo, del terzo settore cittadino, ovviamente con magari perdendo qualche informazione, ma abbastanza rappresentativa, molto diciamo, rappresentativa di quello che era il terzo settore a livello cittadino. Però attraverso gli indici statistici abbiamo visto quali erano i soggetti rilevanti e quindi abbiamo ragionato su una rete molto più ristretta per capire le dinamiche interne al terzo settore. Adesso ci arriviamo. Volevo un attimo farvi vedere quello che vi ho anticipato, la definizione di legami formali e informali che abbiamo rilevato nel questionario. I legami formali derivano dalla sottoscrizione di una partnership tra due o più organizzazioni. Come si sottoscrive? Attraverso nati, un ATS, un contratto, un protocollo d'intesa. Oppure legami informali, i contatti di natura personale rilevati tra i rappresentanti delle organizzazioni, collaborazioni appunto non formalizzate, che si traducono ad esempio nel prestito di strutture di personale o nello scambio di informazioni. Altro aspetto, la parte qualitativa. Una volta rilevate le informazioni attraverso il questionario, organizzate e elaborate, c'era bisogno di capire alcune dinamiche che la rete fotografa ma non racconta, per cui è stato necessario mettere a punto una traccia di intervista semistrutturata con tre sezioni chiave. La prima è il processo di sviluppo del terzo settore cittadino, in alcuni passaggi normativi, la 285 e la 328, la legge quadro sui servizi socioassistenziali e la legge sugli interventi per i minori, la 285, erano due momenti chiave all'interno dello scenario cittadino in cui il terzo settore è stato molto coinvolto, per cui abbiamo preso quelli come periodi spartiacque per definire un prima e un dopo. La seconda sezione, le spinte innovative che tali organismi hanno portato al processo di organizzazione delle politiche sociali. La terza invece è l'assetto attuale, quindi partendo dalla storia, definendo alcuni momenti chiave nel percorso, individuati in maniera, come dire, a tavolino con quelle due leggi, sono emersi poi anche altri momenti nel corso delle interviste. Che cosa ha dato il terzo settore nel momento di riorganizzazione delle politiche sociali a livello comunale e qual è la situazione attuale? Per somministrare questa traccia di intervista sono stati raggiunti 27 testimoni privilegiati, suddivisi in tre dimensioni,
amministrativi, quindi coloro che avevano seguito il processo di riorganizzazione anche dall'interno, dal pubblico, esperti del terzo settore, presidenti di cooperative sociali, presidente di associazioni di promozione sociale, fondazioni, alcuni lavoratori del terzo settore, ed esperti poi, in senso stretto, abbiamo intervistato alcuni docenti universitari, mettendo insieme da un lato il dato raccolto attraverso il questionario e quello raccolto attraverso le interviste, abbiamo, come dire, lavorato sia sugli indici, ma allo stesso tempo fatto vivere e muovere la rete e incrociato quelle che erano le informazioni, che adesso vedremo, statistiche, con il racconto anche degli intervistati. Questo è l'intero network delle OTS, organizzazioni del terzo settore napoletano, in cui è stata già individuata un'area centrale, quella che vedete nel cerchietto rosso, e quella click di attori in basso a sinistra. Adesso vediamo perché sono stati evidenziati quei due punti. Come leggere una rete così ampia, quella precedente? Innanzitutto abbiamo calcolato il centrality degree e il centrality betweenness, due indici di centralità. Vedete la grandezza dei nodi della rete cresce in funzione del più alto grado e di centralità e di betweenness. In questo caso i due indici per gli attori centrali corrispondevano, vale a dire un attore che generalmente è stato indicato da più soggetti e quindi aveva un alto grado di centralità, degree, centrality, risultava essere anche un attore con un altro grado di betweenness. Per cui, passiamo al punto di vista tecnico, è stato caratterizzato il network rispetto a quegli indici, calcolando per ciascuno di quegli attori gli indici di centralità, il degree e il betweenness. Il programma ci ha consentito di dare una dimensione al nodo, abbiamo scelto di dare una dimensione al nodo proporzionale all'indice. Quanto più grande è il nodo, tanto più centrale erano gli attori. E questo ci ha dato la possibilità di definire, come dire, di leggere già meglio quel network intero, dentro cui delle dinamiche si faceva fatica a capirle. Quindi, ritornando alla slide precedente, il cerchio rosso all'interno del quale si trovano tutte le organizzazioni che hanno avuto indici di centralità, degree e betweenness più elevati. Nel cerchietto giallo, in basso a sinistra, è stato interessante perché, come immaginavamo e come potete vedere anche rispetto a quello che ci siamo detti prima, questo nodo rosso occupa una posizione di broker, di ponte anche all'interno della rete. Tanto è vero che nella figura successiva quel nodo in basso a sinistra rosso assume un indice di betweenness elevato rispetto agli altri. Si tratta di una fondazione che, o meglio, non era una fondazione, lo è divenuta nel tempo, perché è cresciuta come organizzazione talmente tanto che per giustificare anche un volume economico, come dire, ha dovuto trasformare la propria natura giuridica da associazione a fondazione. E tutte quelle associazioni, quell'arcipelago di associazioni che vedete qui, beneficiano del ruolo, della posizione che nel network complessivo questa fondazione occupa, perché, come dicevo, il suo collegamento con una parte centrale della rete, in cui troviamo attori che operano molto sul territorio e che gestiscono anche volumi economici considerevoli, il collegamento di questo soggetto a questa parte della rete gli consente di avere una posizione strategica, per cui di progettare ad esempio con questi attori e poi distribuire sul territorio una serie di attività a tutto un arcipelago di associazioni. Come dire, in questo modo, come potete vedere, l'efficacia della rappresentazione grafica della rete e del calcolo degli indici statistici ci spiega come un fenomeno di proliferazione, di organizzazione del terzo settore a livello territoriale, che ha anche delle interessanti ricadute. Per cui
L'uso degli indici che abbiamo visto in termini concreti nella lettura di un network ci è servito per leggere al meglio e identificare alcuni attori e tirare fuori quella che vi dicevo essere la rete rilevante. Cioè quindi da quel network complessivo che vedete sullo sfondo, dal centro abbiamo individuato, se non sbaglio, sono 33 attori su cui poi lavorerete, la matrice di questi 33 attori, che rappresentano i soggetti che dal punto di vista relazionale a livello locale sono molto molto attivi e quindi rappresentano quella che abbiamo definito la rete rilevante, che è composta, come potete vedere anche in maniera intuitiva, da buona parte cooperative sociali. Al centro i due nodi più grandi, questi due, dovrebbero essere un'impresa sociale e un consorzio. Il consorzio, la maggior parte delle cooperative sociali, i nodi blu, sono affiliate al consorzio che ha un raggio d'azione molto ampio, anche a livello regionale. La centralità dell'impresa sociale è dovuta soprattutto al fatto, ecco qui le interviste, l'uso delle interviste di far vivere la rete, di raccontarla, al fatto che ha gestito a livello cittadino una sovvenzione globale, un bando regionale attraverso cui venivano finanziati tutta una serie di progetti e questa impresa sociale ha gestito insieme al consorzio questo bando, per cui ha avuto molti contatti diretti con tutte le altre associazioni e cooperative cittadine. E questo ha dato a questa impresa sociale una centralità all'interno del network. Ecco, perché li definivamo rilevanti, questi attori? Li abbiamo visti dal punto di vista statistico. Nel racconto anche degli intervistati sono rilevanti perché sono attori centrali, ovvero hanno indici di centralità, abbiamo preso in considerazione il degree e il betweenness elevati, sono fortemente radicati sul territorio, cioè molti di questi attori e presidenti di quelle cooperative, così come dei consorzi, hanno attraversato tutto il processo di crescita e di riorganizzazione dagli anni 90 ad oggi delle politiche sociali cittadine, per cui hanno un forte radicamento territoriale. Sono stati parte attiva e sono parte attiva nel processo di sviluppo e alcune di queste, il concetto di gemmazione, sono nate da un processo appunto di gemmazione, vale a dire un'organizzazione centrale è cresciuta, parte di operatori si sono distaccati, hanno creato una propria associazione, una propria cooperativa e sono comunque associati a questa, hanno un legame ecco diretto. Secondo una logica che abbiamo definito centripeta, cioè di un network che comunque ha delle forti spinte centralizzanti, cioè di attori dominanti che tagliano a livello cittadino la sfera politica e del terzo settore e che comunque sono strettamente legati tra di loro. Questa è la rete rilevante, rivista, sono stati organizzati i nodi, ovviamente avete visto che avete la possibilità di muovere la rete a seconda di come, e muovere la rete in questo caso voleva dire leggere i processi raccolti attraverso le interviste e organizzare anche graficamente i nodi. Abbiamo creato due gruppi principali. E per farvi capire il concetto di spinta centripeta, questo è un gruppo di cooperative che opera su due o tre municipalità a livello cittadino, che come vedete ha una forma circolare, cioè il network, anche a guardarlo, è molto più paritario rispetto a quest'altro, che invece ha un nodo centrale nel mezzo, che è il consorzio. Tutte queste cooperative sono tutte socie di questo consorzio. Quest'altro invece, quest'altra tipologia di network, invece ha scelto di non darsi un coordinamento centrale rispetto invece a quello che è successo prima, perché ha voluto darsi un'organizzazione a livello territoriale diversa, per cui tutti i soggetti
agiscono, interagiscono tra di loro in forma paritaria, mentre nell'altro caso, benché sopravviva questa dimensione paritaria, è chiaro che la centralizzazione di un, come dire, un soggetto di coordinamento, che è il consorzio, determina anche delle gerarchie all'interno, dove un consorzio comunque drena fondi che poi distribuisce a seconda della relazione che ci sono tra le cooperative a livello territoriale. Ecco, nel concreto abbiamo visto il network cittadino, le reti rilevante da chi è composto. A questo punto sono stati introdotti anche gli altri attori della rete, attori di carattere pubblico prevalentemente. Questo network rappresenta il tavolo di un'educativa territoriale. E attraverso questo network volevo sottolineare quella spinta propulsiva del terzo settore che è stata rilevata a livello cittadino e che quindi ha un interesse anche in termini di costruzione delle politiche. C'è una prima fase in cui il Comune di Napoli convoca un tavolo a cui partecipano una serie di soggetti, il Comune di Napoli al centro. Quindi l'attore pubblico al centro del processo di governance apre le porte delle, diciamo, arene decisionali attraverso la costituzione di un tavolo per la costruzione di un intervento nell'ambito dell'educativa territoriale. Nella seconda fase, rispetto alla prima, vengono aggiunti due nodi all'interno del network. Uno è rappresentato dal... lo leggo da qui... dal Tribunale dei Minori e l'altro da un'altra cooperativa sociale. Che cosa succede? Perché è importante? Perché la cooperativa sociale che si aggiunge al tavolo porta all'interno del tavolo l'informazione rispetto alla possibilità di costruire costruire un progetto intorno ad un bando. Quindi la cooperativa sociale si attiva, si fa promotore, muove la rete. E non solo muove la rete, riesce a coinvolgere anche come partner un tribunale dei minori e quindi a costruire un ATI attraverso cui diciamo, la rete di governance territoriale è mossa e agita dal terzo settore. È il terzo settore che porta l'informazione, nel caso specifico la cooperativa, rispetto al bando, amplia la rete ad un soggetto che potrebbe essere rilevante nella costruzione di un intervento di educativa territoriale e da qui scaturisce poi la costruzione di un progetto. Quindi, come dire, siamo partiti dal livello di inquadramento teorico, ecco, della ricerca, ma quello che più importa è nel caso specifico è la lettura di una dimensione di policy, di politica a livello territoriale attraverso il network. Il caso di studio è quello del terzo settore e quindi mostra come il terzo settore sia attivi, capitale sociale all'interno della rete. Per... tra... sì. Sì, qui ce ne sono più... questa? Dovrebbe essere, allora, lui collegato, vabbè, il comune è collegato così, 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 così. Il giallo ne deve avere tre. Ok, tutti e tre, sì, lo è. Credo ce ne sia più di una all'interno del e quindi portare, ecco, lo strumento e la teoria e la metodologia della network alla spiegazione di un caso concreto che può portare alla lettura e ad una ricaduta interessante. In questo caso abbiamo parlato di terzo settore e di interazione tra pubblico e privato. Le riflessioni conclusive, che cosa emerge? Che c'è un'ibridazione, una convergenza, una commistione tra una dimensione solidaristica del terzo settore, quindi di mutualità, di reciprocità, ma pian piano ci si avvicina sempre più anche ad una logica di impresa. La stessa costituzione di imprese sociali spinge le organizzazioni anche a guardare al mercato, pur mantenendo
la non distribuzione degli utili come uno dei prerequisiti, però apre anche ad un sistema di mercato, per cui le organizzazioni del terzo settore si affacciano anche ad un mercato dei servizi. Non c'è nella presentazione, ma ad esempio in una delle interviste ci raccontavano come alcune cooperative stessero sperimentando, che nate nella gestione dei servizi socioassistenziali, stessero poi sperimentando tutta una serie di attività, commercio ecosolidale, l'editoria, nel caso di un consorzio, del tutto nuove. E quindi si stiano spingendo anche verso un mercato che è diverso da quello da cui sono partiti, o meglio, si stanno aprendo al mercato in una dimensione di impresa. Quindi a livello micro abbiamo, diciamo, a livello micro abbiamo la crescita organizzativa, alcune organizzazioni si evolvono, ma dal punto di vista formale, per intendere, passano a forme giuridiche più complesse, anche in termini di gestione amministrativa. Associazione ad una cooperativa, ad esempio. Si dotano di risorse professionali sempre più competenti e hanno anche una ricaduta occupazionale sul territorio. A livello macro abbiamo appunto gli assetti di welfare con una ridefinizione dei finanziamenti, il problema legato ai ritardi dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche che influenza comunque anche il percorso di crescita delle organizzazioni. A livello meso, cioè nel mezzo, che è la, diciamo, dimensione teorica in cui si colloca la teoria sociologica, la social network analysis, abbiamo un network di attori istituzionali OTS, sono punti di raccordo le organizzazioni del terzo settore, che connettono attori interdipendenti, cioè sono stati in grado, nell'esempio che abbiamo visto, di connettere ad esempio il comune, l'amministrazione comunale con un tribunale, delle amministrazioni che potenzialmente avrebbero potuto realizzare sul territorio qualcosa di un progetto di impatto nel campo dell'educativa territoriale, ma che vengono messe in connessione in termini di rete da una cooperativa sociale. Nel terzo settore cittadino, quindi il livello meso, contiene il rapporto tra attori del terzo settore e attori pubblici o esterni, diciamo, alla rete del terzo settore, che abbiamo visto in quella domanda del questionario, ma anche il network interno. All'interno del network che cosa è successo? Che ci sono stati processi di differenziazione e gerarchizzazione, vale a dire, abbiamo visto che da quella rete cittadina siamo riusciti, attraverso l'uso degli indici statistici, a tirare fuori una rete rilevante. La rete rilevante ci dà un senso anche di come si è gerarchizzata la struttura del terzo settore, vale a dire la preminenza di alcuni attori su altri, per quei motivi che abbiamo visto prima. C'è un'area centrale, infatti, che è quella della rete rilevante, un'area periferica, costituita generalmente da piccole associazioni di volontariato, di promozioni sociali, che operano a livello cittadino prevalentemente con un rapporto diretto con le municipalità, attingendo a piccoli finanziamenti e svolgendo prevalentemente attività di promozione sociale, non, diciamo, quindi servizi soft, da questo punto di vista, non hard, che prevedono la dotazione anche di strutture e del personale retribuito. E il terzo aspetto è la valenza economica e strumentale dei reticoli. All'inizio della presentazione abbiamo visto quel ruolo, la posizione strutturale occupata dalla fondazione. È una posizione strumentale, perché riesce da un lato a connettersi con l'area centrale del network, composta da grandi organizzazioni che hanno anche una certa, dicevamo, dotazione economica, hanno creato un reticolo anche con banche, banca etica, che finanziano appunto il mondo del terzo settore, però allo stesso tempo riescono a mantenere un controllo a livello periferico su un arcipelago, un piccolo gruppo di associazioni ad esse legate. L'aspetto essenziale, ribadisco, volevo presentarvi attraverso lo studio di caso, è l'applicazione concreta del metodo della network analysis per leggere, in questo caso, processi anche di costruzione di politiche dal basso, e ci ha consentito di vedere quali sono gli attori e soprattutto come il terzo settore agisce all'interno di una rete. E quindi quel concetto di integrazione che viene
dall'Europa, tra pubblico e privato, la valorizzazione del terzo settore, come si mostra a livello territoriale? Questo è un esempio di come delle organizzazioni agiscono a livello territoriale e l'integrazione avviene a livello, in questo caso, collaborativo. Ovviamente non è l'esito scontato di una rete, perché poteva nascere in quel tavolo territoriale, nella prima fase, un conflitto tra alcuni attori della rete, per cui la fase successiva, e quindi la stesura del progetto e la realizzazione di un intervento, non avrebbe avuto luogo a causa di un conflitto tra alcuni attori presenti. E quindi, diciamo, la collaborazione è auspicabile, ma non è detto che ci sia all'interno. Però lo strumento della network analysis ci consente di valutare il clima collaborativo conflittuale presente all'interno di una rete. Questo è lo studio di caso. Adesso possiamo provare a lavorare su... vi ho selezionato 6 matrici. Le matrici che adesso distribuiamo fanno riferimento ai rapporti delle organizzazioni del terzo settore con gli altri enti, quindi tutti gli enti pubblici, e la dimensione invece interna, quindi terzo settore, attori, enti pubblici. Sono 6 perché ho selezionato le relazioni formali, il network delle relazioni informali e il network delle relazioni sovrapposte, vale a dire una matrice in cui la codifica 1, data all'esistenza di una relazione, viene data solo nel momento in cui quella relazione si compone e di un rapporto informale e di un rapporto formale. Sia per la dimensione terzo settore enti pubblici avete queste 3 tipologie di legame, formale, informale e sovrapposto. E allo stesso modo anche per il terzo settore, diciamo la rete interna al terzo settore, ci avete la dimensione formale, informale e sovrapposta. Potete calcolare, faremo insieme, tutti gli indici che abbiamo visto. Possiamo identificare le click vedendo che cosa cambia a seconda della dimensione, se c'è una lettura, e vi ho aggiunto anche un attributo, quello della forma giuridica. Si tratta di matrici composte da 33 enti, fanno riferimento esclusivamente a questa rete che vedete, dovrebbe essere quella la rete rilevante, o in ogni caso è, diciamo, la rete più ampia su cui potete esercitarvi nel calcolare gli indici, vedere se ad esempio esiste una differenza in termini di densità, di centralità, centrality degree, di betweenness tra i diversi tipi di legami. Cioè, le reti formali e le reti informali hanno la stessa densità? Gli stessi attori che sono centrali nelle reti informali lo sono anche in quelli formali? E questo per tutte le reti, in modo da, come dire, provare a fare un po' di pratica anche col programma, al di là poi dell'interpretazione. E caricare gli attributi che non avete ancora visto. Facciamo adesso una prova, così vi faccio vedere come si caricano gli attributi e dopo lavoriamo con le matrici. La procedura per gli attributi non è diversa da quella prevista per l'importazione delle matrici. Noi possiamo costruire in Excel una matrice di attributi in questo modo. In riga abbiamo i casi, quindi le nostre unità d'analisi, in questo caso le organizzazioni del terzo settore. In colonna possiamo dare a queste unità di analisi, ai nodi che abbiamo considerato, degli attributi. Nel caso dell'attributo salvato, diciamo, nella cartella che vi darò, abbiamo la forma giuridica. Quindi, ad esempio, 1 equivale ad associazione di volontariato, 2 a cooperativa sociale, 3 a fondazione, eccetera, eccetera. Ciò non toglie che potremmo creare anche altri attributi. Ad esempio, gli indici di centralità calcolati possono diventare degli attributi, ovvero possiamo caratterizzare, come abbiamo visto, la rete a seconda dell'indice di centralità. Calcoliamo per i 33 casi di cui si compone la rete il degree. Il degree quindi sarà una nuova colonna aggiunta nella matrice attributi, dove darà per la cooperativa sociale 1 valore 8, per la cooperativa sociale 2 valore 10, e una volta poi
compilata tutta la colonna di attributi, possiamo caricarli come vi faccio vedere adesso. Andiamo ancora nell'ambiente UCINET. Data. Import Excel matrices. Andiamo a pescare il file. Proviamo sul file che vi darò. Quindi attributi, forma giuridica. Lui adesso qui vi chiede, ma questo lo fa anche quando caricate le altre matrici, vi chiede quali fogli dovete importare. Vedete lì nel riquadro, which sheet to import. E generalmente dovreste trovare solo un unico foglio, o comunque sicuramente nel primo foglio la matrice su cui potete lavorare. Quindi importiamo anche in questo caso un unico foglio e diciamo ok. E lui, vedete, ha importato, così come fa per la matrice di adiacenza, ha importato tutti i nostri nodi con gli attributi. Come vi dicevo, ci sono state attribuite a ciascuna forma giuridica un valore, un'etichetta numerica, che il programma poi riconosce. Una volta caricato l'attributo, ve lo salva in default nella cartella che avete o definito, come abbiamo visto prima, oppure quella che vi passerò, quindi metterà tutto lì dentro, qualunque file vogliate caricare. A questo punto andiamo a prendere la rete. Vedete, è composta da 33 nodi. Per voi potete operare con tutta una serie di funzioni per renderla un po' più leggibile. Ad esempio, potete innanzitutto provare a togliere, siccome io ho aperto la rete simmetrizzata, quando simmetrizzate lui vi salva un file che ha lo stesso nome della rete precedente, alla fine mette però sim, quindi ve ne accorgete in questo modo. Io ho aperto quello, infatti vi ricordate nel grafo orientato prima avevamo questi due nodi ed una freccia con un'unica indicazione, adesso in quella simmetrizzata vi porta due freccette che vi indicano la bidirezionalità, la simmetria tra i nodi. Ora, per renderlo più pulito, ad esempio, possiamo innanzitutto togliere, trattandosi di una rete simmetrica, non abbiamo bisogno di capire la direzione. E poi potete, a seconda poi di quando avrete caratterizzato la rete, dare una configurazione che volete. Adesso carichiamo l'attributo, andiamo nel folder con la A piccola, che sta proprio per attribute, apriamo il file salvato in default come attributo forma giuridica, il primo. Ok, alcune volte quando caricate un attributo appare questa finestra di warning che vi dice gli attributi caricati non incontrano completamente tutte le righe della matrice, come se lui dicesse ci sono più attributi o meno attributi rispetto ai casi che voi avete messo dentro. A volte dà questo errore, probabilmente legato al fatto che è un programma scaricato in versione trial, oppure c'è magari qualche errore di battitura, però generalmente possiamo bypassare questo warning e provare comunque a caricare l'attributo in maniera normale. Adesso vediamo. Ora, nella parte destra dell'ambiente NetDraw, qui avete relazioni e nodi, cioè qui selezionando questa finestra o questa, lavorate a seconda della finestra su cui siete, sulle relazioni, legami o sui nodi. Noi abbiamo caricato un attributo del nodo, quindi andiamo nella finestra nodi,
Qui nel menu a tendina abbiamo ID, che è dato da appunto l'identificativo di tutti i nodi presenti nella rete. Nelle altre reti che ho provato prima di darvi, avrebbe dovuto, ma credo ve lo darà, darvi il codice di ciascun attore, quindi CS6, CS11. In questo caso, per questa rete, non ve lo dà. A noi serve caricare l'attributo forma giuridica e provare a dare un colore. Infatti non l'ha caricato. Allora, in questo caso c'è stato un errore. Lui ha caricato solo un valore, 2. Vedete? Selezionando l'attributo ha caricato solo il valore 2, per cui nel momento in cui io ho detto mi colori il network rispetto agli attributi, lui mi ha dato tutti i colori rossi perché ha riconosciuto un unico codice. Quindi vuol dire che c'è stato qualche errore nel momento in cui abbiamo caricato il file. Magari adesso vi passo il file e lo facciamo sui vostri computer. Generalmente si bypassa questa incongruenza costruendo direttamente il file degli attributi all'interno della matrice che vi dà a disposizione il programma. Cioè qui dentro io posso aprire, ad esempio, l'attributo che ho salvato in Excel, sono ritornato lì, mi seleziono tutte le categorie, le copio, le incollo all'interno del file della matrice che mi dà il programma e lo salvo come attributo. Lui lo riconoscerà direttamente, quindi in quel caso non ho bisogno di importare il file Excel, trasformarlo in formato CINET e caricarlo. Ho già un passaggio in meno, sostanzialmente. Ma questo adesso lo vediamo nel momento in cui ci lavorate. E questo vale per qualunque altra rete voi abbiate prodotto. Ad esempio, ieri potevate caratterizzare la vostra rete egocentrata a seconda del sesso e quindi costruire un attributo sesso dando valore, ad esempio, 1 a maschi e 2 femmine, e dopo caratterizzare la rete per colori o per forme a seconda dei maschi o delle femmine. Generalmente molto più intuitivo utilizzare il colore, mentre la dimensione, come nel caso, questo poi è a seconda del vostro oggetto di studio, però nel caso del terzo settore, ad esempio, era stato utile caratterizzare per colore il nodo, la rete, e per indici di centralità la dimensione dei nodi, perché visivamente abbiamo avuto una restituzione migliore del nodo più grande a seconda della centralità avuta nell'attore all'interno della rete. Prima di darvi il file, volevo farvi vedere solo alcune funzioni diciamo dell'ambiente NetDraw. Ad esempio, abbiamo tutta questa serie di tasti in basso, vedete? AI, che ci consente di isolare tutti i nodi, farli apparire di nuovo, oppure, una volta isolati, ad esempio, in questo caso il tasto S e C fanno di nuovo scomparire tutto il network. Che cosa farebbero altrimenti? Avendolo caratterizzato e avendo nodi blu, gialli e verdi, lui mi consente di far vedere i gruppi di nodi che hanno gli stessi attributi. Quindi avrei, in questo caso, avendo avuto un solo attributo unico e caratterizzato per un unico attributo tutta la rete, nel momento in cui gli chiedo mi fai vedere i gruppi di attributi uno per volta, in questo caso il tasto S mi avrebbe fatto scomparire, apparire, tutti i nodi, per esempio tutte le cooperative sociali, poi tutte le fondazioni, poi tutte le associazioni. Quello successivo invece avrebbe fatto la stessa cosa, però avrebbe pian piano ricomposto tutta la rete. Cioè, una volta fatto apparire le cooperative, in aggiunta avrebbe fatto apparire le fondazioni, così come le associazioni. Invece, in questo caso, avendo un unico attributo, io ottengo l'apparizione
o la cancellazione del network. Questo nella parte bassa. Poi avete quelle caselle, colore, color, size, shape e label. Lì potete appunto caratterizzare, una volta caricati gli attributi, a seconda del colore, dell'ampiezza, size o della forma. Anche in questo caso dovrebbe potermi cambiare. Mi ha cambiato da quadrati a cerchietti tutti i nodi, perché ovviamente riconosce ancora un unico attributo. Poi nella parte alta invece abbiamo il tastino node che ci consente di attivare, disattivare alcuni nodi che abbiamo selezionato. E quindi rendere per esempio tutti i nodi inattivi e qui deselezionarli o selezionarli. Il tastino invece color consente di attribuire un colore a seconda dei nodi che andiamo ad identificare. Adesso non ci sono le etichette, i label, perché non le ha caricate, però la A maiuscola e la A minuscola ingrandiscono o rimpiccioliscono l'etichetta del nodo. Queste stesse funzioni, in maniera più, diciamo, articolata, le trovate all'interno della finestra proprietà, properties, dove avete nodi e quindi potete lavorare su simboli, etichette e legami. Poi avete sotto la specifica dei legami, quindi potete colorarli, aumentare lo spessore dei legami, quello che vi dicevo prima, no? L'intensità o la durata. Ad esempio il vostro ego network di ieri, composto da amici, potevate aggiungere un valore a seconda dell'intensità del legame e nella raffigurazione grafica avremmo messo una linea più spessa ad un legame più intenso o un legame che dura di più, e lo avremmo potuto fare accedendo da questa finestra. E così queste, diciamo, in linea di massima sono alcune delle funzioni che vi consentono di caratterizzare il network e tra virgolette di esplorarlo in una lettura più approfondita. Adesso vi passo tutta la cartella in modo che iniziate a lavorare e diciamo, le difficoltà che emergeranno nel caricare o meno alcune poi le vediamo singolarmente. Avete tutti una pendrive? No. Ok, ah, allora do la cartella a te. Lab. Trovate adesso nella cartella che vi invieranno, che si chiama Lab, due sottocartelle. La prima è organizzazioni terzo settore con terzo settore, quindi la rete interna al terzo settore cittadino, e lì dentro ci trovate l'attributo della forma giuridica, la rete formale, informale e sovrapposta. Nell'altra cartella invece trovate organizzazioni del terzo settore, enti.
chiamata così, e in quel caso è la rete con tutti gli altri soggetti che le organizzazioni del terzo settore hanno indicato. Una nota: in questa seconda sottocartella non è una matrice quadrata, mentre nella prima cartella trovate 33 organizzazioni in riga e in colonna, quindi è una one mode, una matrice ad un'unica unità d'analisi ed è la rete interna. Nell'altra avete una matrice rettangolare perché avete in riga le 33 organizzazioni del terzo settore. In colonna invece ci sono tutti gli attori pubblici o anche privati in alcuni casi e non del privato sociale che hanno partecipato in maniera informale o formale alla rete. E quindi quando andrete a raffigurare il network, mentre nel primo caso vi dà tutti i nodi con la stessa forma, perché è una matrice quadrata, nell'altro caso le organizzazioni in colonna, che sono credo di più, ma hanno una forma giuridica, saranno caratterizzate in altro modo. Poi lo vedrete adesso che provate a lavorarci su. Una caratteristica che può essere x, x o y, diciamo, sì, sì. E basta? No, nel senso di binario intendi tu? Binario, sì. No, perché nel caso delle organizzazioni del terzo settore ad esempio abbiamo più categorie perché abbiamo più forme giuridiche. E come va indicato l'attributo? Questo non ho capito. Va dato un numero, sì. L'importante è che diciamo dipende, un codice identificativo, esatto. L'importante è sapere che, siccome lui vedrà 0 e 1, sapere noi che lo 0 corrisponde ad esempio a... Cioè, il programma non possiamo codificare dagli tipo SPSS, cioè 0 uguale maschio? No, no,
Lui riconosce, non gli interessa, ecco, la spiegazione della categoria, l'etichetta. Invece io posso prendere, cioè stavo provando a fare una cosa prima di saltare. Sì. Il livello di degree, cioè il degree sì. Di utilizzarlo come attributo. Come attributo. Cioè rimpotere next area sì. E reintrodurlo sì. Come attributo. Se io ho per esempio uno scambio economico tra due organizzazioni. Ok. Quindi chiamiamo organizzazione 1 e 2. Ok. Lo posso quantificare in tabella? Lo puoi quantificare? Parli di euro, ad esempio? Diciamo, no? 500 euro, 200 l'altro. Questo è un dato che, come dire, la restituzione grafica non renderebbe. Puoi però ispessire il legame, cioè fare delle categorie, ad esempio da 0 a 100 euro uguale 1, da 101 a 300 uguale 2, e quindi ispessire fino a 5 la linea legame che lega l'organizzazione 1 all'organizzazione 2, per cui io vedrò un legame spesso che per me ha valore 5 e saprò che in quel legame transitano, ad esempio. Legame a quel punto. Sì, esatto. E in quel caso invece di caratterizzare il nodo andremo a caratterizzare il legame. Perfetto. E quindi chiederemo al programma di ispessire il nodo. Fabio, l'importante. Cosa? Ho detto conviene vederlo adesso il questionario perché devo spedirlo prima di pranzo, no? Che stai dicendo? Spedisci dopo. No, per fargli lavorare anche sulla caratteristica del legame, cioè far vedere come si spedisce sì. Che ne so, magari sulla multiplessità. Non so. Informatico, siamo. Io mi sono accorto che nelle sovrapposte pensavo di avere due o tre come cioè il legame era indicato da due o da tre come numero, invece sempre uno. Però dobbiamo farli lavorare anche sul peso.
non c'è la nella seconda cartella. No, può darsi che non ci sia. Prendo un file salvato con la leggenda. Allora. Lo vediamo dopo questo fatto, ma mandagli prima di attivare. Giuseppe, volevo mandare questa con la leggenda, sì. Perché giustamente hanno, gli manca... C'è un problema in questa slide? No, no, volevo mandare, perché non avete la leggenda no, degli abbiamo... attributi. No, infatti. E adesso sì, ve la faccio. La puoi anche... Sì, ma... Fagliela vedere qua. I questionari, tutto quello su cui ha fatto sì. Lo lascio qui, tanto. E ok, un attimo che te li carico. Perché noi dobbiamo fare la ricerca sulla povertà. Stavamo per questo un piccolo questionario di social network. Magari prendiamo uno spunto e così indichiamo. Poi mi dai l'indicazione del libro dei risultati. No, sui risultati di questa ricerca del terzo settore a Napoli. Ah sì, c'è un articolo. Ok, così abbiamo almeno un riferimento bibliografico. Sì, certo. Sì. Sì, ma cosa? L'etichetta globale. Infatti... Da 1 a 4. Così ma ce la segno. Ma questo è anche un attimo. Sì, la formazione... Allora, io lo dico un attimo. Aspetta un attimo, fammi finire. Sulla forma giuridica. Beh, giusto per... Ente privato.
c'è un 8 che non mi ricordo che cos'è. 8 com. No, c'è un 8 che non mi ricordo. Comma. Comune? No, non credo. Fammi vedere. Sì. No. La leggenda che avevate chiesto degli attributi. Si vede? Faccio resettare tutto e ritornare in posizione. Dovremmo qui rivederli tutti. Eccoli qua. È una configurazione. Quindi, ok. Questa è. Siamo su nodi. Quindi sono tutti. Ok. Ah, quindi caso suo ritorno all'impostazione sì. di partenza. E poi eventualmente si può lavorare anche in questo modo con. Allora, seleziona attributi. Una volta è forma giuridica, no, l'identità. Allora, in questo caso io qua ho identificativo di tutti i soggetti e posso cambiare la forma sì. Oppure anche qui sulla sì. forma giuridica, il cerchio sì. al valore 2, lo square, il quadrato al valore, e lavoro oppure resettare tutto e ritornare diciamo manualmente si fa evidenziando tutto, quindi possiamo fare che così ho evidenziato dovrei ok tutti i nodi. Vado in proprietà nodi, ad esempio, colori, okay, e gli do come ah, perfetto, blu, ma dovrebbe essere lo stesso per le forme praticamente. Speriamo, sì, dovrebbe prendere lo stesso per le forme. siamo qui. No, è una delle prime domande in genere. Matrice. Ok. Questa è forma giuridica? No, è sì, questa è forma giuridica. Quindi vuoi caricare gli attributi? Ok. Ok. Però, guardi un po'. Lo dà così. E questa l'ha caricata. Cioè adesso lui Excel l'ha convertito in
UCINET. Okay. Chiudiamola. Lui in default l'ha salvata nella cartella da cui avete preso l'Excel. Ok. No, adesso devi per caricare l'attributo andare in ambiente NetDraw, quindi questo. Ok. No, giù. Questo qui. Ah, ok. E apriamo l'altro ambiente. Carichi la rete. Da qui? Sì. Ok. Rete informale. Lui, quando aprite in genere, vi manda nell'ultima cartella che avete aperto. Ok. Ok. E questa è la rete. Poi, per caricare l'attributo, vai nell'altra cartella con la piccolina davanti. Quindi, sì, sì. Ti vai a selezionare il file, attributo forma giuridica, lo apri. Ok. E lui ti dice che non coincidono perfettamente, va bene, ok. Adesso, se vai in alto a destra, lì, l'attributo che hai caricato lo lavori sul nodo. Quindi seleziona la scheda nodo. Nel menu a tendina, seleziona attributo. E lui ti ok, se clicca, lui ti dà tutti gli attributi che vede. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 7. Ok. Poi giù, in basso, sempre su questa colonna, c'hai color. Vedi? La voce color, e lui ha dato caratterizzazione ai nodi a seconda del colore. Quindi adesso tu puoi farli scomparire tutti, ad esempio, e quello che vi dicevo prima, gradualmente verificare. Allora, la fondazione è il valore 1, unica. Poi lui ti fa vedere il gruppo delle cooperative sociali che hanno il carattere 2. Poi ti fa vedere il dato relativo al 3, che sono in questo caso le associazioni, giusto? Ok, e così via per tutti. L'ente, in questa rete non ci sono tutti quegli enti. Questo adesso lo diciamo. Oh, e con questa funzione, con quest'altra invece, una volta che raffigura l'1, poi ti aggiunge anche il 2 fino ad arrivare alla rete complessiva. Ragazzi, visualizzare il numero massimo di click anziché minimo? No, parte dal numero minimo. Cioè solo il minimo? Sì. Tipo le prime 4, le prime 5? No, è rispetto alla dimensione che dai, lui ti selezionerà il numero finale. Invece è NClick cosa c'è? Sotto è c'è un'altra funzione che circoscrive rispetto ad un altro parametro, una serie di click, però rispetto ai dati che ci abbiamo adesso non lo guardiamo. Ragazzi, volevo dirvi che la leggenda di attributi contiene più attributi di quanti sono i nodi delle reti. Perché ad esempio nelle reti che vi ho dato non troverete, credo, l'ente morale, l'ente privato. Avete fondazione, cooperative, associazione, almeno quelle terzo settore. Ma cosa dobbiamo fare adesso? Con gli attributi della forma giuridica caratterizzate le reti che vi sono state date. Quindi caricate la rete, raffiguratela, la caratterizzate. Su quella ci calcolate i diversi indici statistici che abbiamo visto. Quindi gli attributi qui. Quindi dopo di questo quindi vado sul... No, se la chiudi però la rete non... La lascio aperta? Sì. Quindi, ma no, io sono la rete, carica le etichette. Non le carica? Adesso vediamo. Allora, prendiamo terzo settore informale. Ok. Aspetta, dove l'hai aperta? Del terzo settore. Aspetta, chiudi un attimo. Allora, ricarica da data. Ok. Tu l'hai importata già in UCI? No.